La ferrovia chiama a biasca tanti italiani, abbiamo visto piemontesi, toscani e svizzero-tedeschi. La dirigenza, i quadri, ovviamente, sono svizzero-tedeschi. Creò tante roba a biasca, dalla chiesa evangelica, dalle scuole dopo lavoro, dal Partito Socialista addirittura, dalla cooperativa, dal mutuo soccorso. Contromontagna, quasi sotto la bizzarra cascata a forma di cravatta, sorge il deposito officina delle locomotive. Lì ci sono i carbonini, gli addetti al carbone, i fabbri venuti dalle cave, i fuochisti, i macchinisti. L'officina è nata praticamente insieme alla ferrovia, perché all'inizio era mica l'officina principale come che i biaschesi volevano, ma era un'officina deposito per la manutenzione di locomotive e il deposito di locomotive che comportava il domicilio da tutti i macchinisti. Tenono Costantin cosa faceva in officina? Era cap squadra di carbonini, che voleva di chi era incaricato a caricare i macchine a vapore, preparava i macchine a vapore, siccome chi aveva il deposito. L'ultimo lavoro che la faceva era quello. Te nonno, da dove le venì? Turgovia. Cosa faceva? Macchinista. Alle 4 del mattino mio padre stava su e andava dritto in stalla. O mangiava, o governava, e finché aveva finito di governare, o tornava Andrè a casa, o faceva colazione mio padre, e andava a lavorare. In ferrovia? In ferrovia. Finché era a Ierù, tanti volte d'inverno, per giocava. La rotonda era piena da neve, potevamo girare la macchina. E dovevo giù al tendere. Dopo che era bianca, la neve era fino a qui, però, perché era verde. Cittadini di Biasca, salutiamo con fraterno cuore gli ospiti qui convenuti per il 5° convegno cantonale delle società di musica. Avremmo partecipato con entusiasmo alle cerimonie se Giuseppe Motta non fosse stato indicato a presenziarle. Chi, reduce da Roma, in poca chiara alleanza col fascismo italiano e col papa fascista, propugna Bernard. Giuseppe Motta è l'avversario più tenace di ogni civile rivendicazione della classe lavoratrice. Egli è strumento di reazione e miseria per noi e per i nostri figlioli. Sono questi i motivi per i quali ci asteniamo dal partecipare a cerimonie presenziate da Giuseppe Motta. Viva la libertà, abbasso la reazione fascista. Il Comitato d'Azione Antifascista. Si tratta del famoso libello del 33, comparso più o meno misteriosamente sui muri delle case un mattino. I Biasca non credono ai sottili distinguo degli storici. Per molti di loro Giuseppe Motta è un fascista e gli dicono che è meglio che rimanga a casa sua. È tanto vero che Giuseppe Motta dovette scendere dal treno in quel di Airol per far sereno ritorno presso la capitale federale.